Ci stava per guadagnare 1500 euro di iPhone. Perfetto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Quanto bella. Vedi la convinzione degli italiani, gli si dice grazie, gli si parla in italiano, no? Giusto così, lingua predominante. Tutto è ormai arrivata. Oh, guarda qua che figo. Dove sei? Sto guardando dove fermarmi, ma tu ormai non puoi fermarti più qui perché sei già andata avanti. Torno indietro, vuoi fare la foto? Sì. Torno indietro. Ci eravamo fermati là, mi sa. Abbiamo parcheggiato le moto. Vuoi la bacio? Sì, ma vai tu che te la faccio io. Sai cosa hanno fatto? Una storia. Ciao fans. Ciao fans. Siamo in cima al colle dell'Isoard. Guardate qua che figata che è. Cosa c'è quella macchina là? Davanti. Le vedi? Sì. Sembra la telecamera. Andiamo. Bene fans, abbiamo fatto la posa fotografica qua in cima al Col dell'Isoard. Guardate che spettacolo che è. Strada bella, paesaggio di più. Ma stranissimo. Che poi quella sabbia lì sarà la roccia che si sgretola pian piano, no? Certo, è come le Dolomiti. Vuol dire che questa è una montagna molto vecchia geologicamente parlando. Quindi probabilmente se tu vai in alto a controllare la parete della montagna ci troverai i fossili degli animali marini. Quindi conchiglie, cose. Perché una volta questo era il fondo dell'oceano. Ah. Ci sono 19.1 gradi ma io ho caldo. Sì, sta bene. È bello. Qua acceso, sì. Lì acceso, sì. Possiamo ripartire. Gustiamoci fino in fondo questo colle dell'Isoard, che insieme al colle dell'Agnello sono gli unici due belli che abbiamo fatto oggi. Ah, guarda che c'è lì, ci sono persone lì. È andato su a cagare. Che bello. Vedi che sta sistemando le mutande. Ah. Guarda qua che roba. Che figata. Sì, probabilmente stanno girando qualcosa. E dove è andata la telecamera con la pick up? Sarà andato su, no? La stava facendo inversione. Ah. Beh fans, quello è il punto più bello del colle. Quello è appena si svalica dall'altro lato che ci sono tutte le piramidi calcaree. Spettacolari anche quelle. Comunque sì, come diceva Luna, tutta questa arenaria che c'è depositata vicino alla vetta non è nient'altro che la roccia che si è sbriciolata nel corso di milioni di anni a causa delle piogge, del vento, dell'erosione in generale, insomma. E quindi si è sbriciolata e si è depositata poco alla volta di fianco alle vette.
Attenzione, attenzione, si sta girando qualcosa, eh. Stavano girando qualcosa. Siamo sulla scena di un film. Però vedi, noi giriamo senza nuocere. Loro invece devono chiudere la strada. Quindi siamo più bravi noi. Luna, mi sto fermando per lasciarti passare. Ti stai fermando insieme a me? Guarda qua che roba. Guarda le montagne. Guardo anche la curva. Che poi è strano perché ci sono gli alberi, ma sono tipo... sono tipo sparpagliati. Tipo alberi sparpagliati. Guarda che figo panorama. Eh sì, fammi fare una foto, infatti. Proprio al volissimo. Fans, questa è la sommità del colle. E questo è il panorama che c'è qua di fronte. Cioè, guardate, a partire da lì, vedete che c'è comunque ancora un pinnacolo che non si è ancora eroso del tutto. Poi c'è tutta quella specie di sabbia. Vedete che poi è tutta scavata la montagna. E poi c'è tutta la vallata di sotto. Bellissima. Poi con questa luce qua al tramonto è ancora tutto più bello. Facciamo una foto. Luna, oggi è un'occasione unica. Dimmi. Fare la foto all'obelisco senza gente intorno. No. Oggi devi mettere la moto lì sotto, eh? Eh sì. Non puoi esimerti. Cercherò di non cadere. Sì, ma non è adventure la mia. Metti la punta dall'altra parte. Vabbè, dai, anche così va bene. Mi va bene. Sì, dai, ci sta. Allora, tu fai le foto e io faccio la storia. Ciao fans, siamo in cima al col dell'Isoard. Abbiamo parcheggiato qua le moto, giusto perché non c'è nessuno. Questo è l'obelisco, non so, la colonna, il monumento, il pinnacolo. Adesso un po' in mezzo, pinnacolo, levati un attimo. Qua c'è il paesaggio. Grazie. Guarda che ci fa una foto insieme. Grazie. Ok. Grazie. Yes. Dove vado? Vieni qua. Ok. Okay. Ci stava per guadagnare 1500 euro di iPhone. Perfetto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Quanto bella. Abbiamo anche un video. Vuoi la foto? Ma ti ricordi l'anno scorso che non riuscivamo a farla a mettere dentro tutto l'obelisco? Sì, perché c'era le gente in bici. E... aspetta che prendo il guanto. Vedi la convinzione degli italiani? Gli si dice grazie, gli si parla in italiano, no? Giusto così. Lingua predominante. Qua una volta era Italia, tra l'altro. Sì. C'è stato un periodo, no, qua non proprio, però c'è stato un periodo intorno al 1943 per cui alcuni territori francesi sono diventati italiani. Ah. È freddo. Praticamente siamo qui sotto all'obelisco del Col dell'Isoard, uno dei paesaggi più belli della Francia, sicuramente. Col dell'Isoard, 2360 metri, bellissimo, veramente. Uno dei miei preferiti insieme al Galibier. Adesso ci manca Monginevro. E basta, sì. Quanto ci mettiamo? Non tanto. Siamo giù qua a Brianzoni, siamo arrivati. In un'ora ce la facciamo. Un'ora e un quarto. Dai, dovrebbero reggere tutte fino a giù da qua. Poi giù da qua eventualmente cambiamo solo quelle della Sony.
Bene fans, sono le 7 di sera, arriveremo più tardi in albergo dell'anno scorso, il che è tutto dire, ci siamo impegnati veramente tanto, anche sbagliando strada. Ma siamo in cima al Col de l'Isoard, sono le 19 e forse ne valsa la pena sbagliare strada per arrivare qua così tardi, perché non c'è praticamente più nessuno e abbiamo potuto fare le foto strabene. Sotto l'obelisco, solo noi, pazzesco. E siamo solo noi qua, bellissimo.